Allora, questa è una indagine di natura tecnica che si è avvalsa di intercettazioni telefoniche, sopralluoghi e l'appostamento di telecamere in obiettivi strategici della città. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta di questo ufficio, ha emesso 9 provvedimenti cautelari a fronte di una richiesta di 42 misure, 40 delle quali sono state ritenute posizioni gravemente indiziarie e soltanto la mancanza di esigenze cautelari ha indotto il GIP a non emettere alcun provvedimento nei loro confronti. Quindi questo è un processo di una notevole consistenza. Dai servizi di osservazione e dall'attività tecnica è stato possibile ricostruire il meccanismo attraverso cui funzionava questa attività di spaccio. Le fonti di rifornimento erano Palermo, Catania e Paragonia. Lo spaccio avveniva a Caltagirone, in molti luoghi della città, tra cui la via Minosse, in prossimità di un istituto scolastico superiore. Per fare un esempio dell'entità dell'attività di spaccio, però ogni singolo spacciatore raggiungeva anche picchi di 4.000 euro mensili e quindi complessivamente al gruppo entrava un fatturato di circa 150.000 euro mensili. Attraverso l'attività tecnica sono stati arrestati 17 soggetti colti in flagranza di reato appunto per detenzione spaccio di stupefacenti e sequestrate 2.500 grammi circa di marijuana, 600 di cocaina e 348 di hashish. Io ritengo di dover concludere qui questo breve intervento ringraziando per il successo dell'operazione l'Arma dei Carabinieri per la consueta professionalità nello svolgimento delle indagini che ha consentito questo brillantissimo risultato.